è questo, un power bank da ben 20.000 mAh. In confezione troveremo un manuale e la solita carta di Aukey per registrare il prodotto. Oltre naturalmente al power bank, abbastanza pesante. Aprendo completamente la confezione, il tuo cavo di alimentazione. Pro. Possibilità di ricaricarlo sia tramite cavo micro USB sia tramite cavo Lightning. Il cavo micro USB lo troviamo in confezione. Poi abbiamo tutta la protezione, abbiamo la tecnologia HePower che si rende compatibile con il dispositivo collegato, ma soprattutto identifica l'impostazione del dispositivo e regola in automatico l'output per ricaricare il dispositivo a velocità massima. Inoltre protegge da sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito. Presenza di un piccolo LED per illuminare, tasto di accensione che si illumina in base alla carica residua, possibilità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, ampia capacità 20.000 mAh, compatibilità con iPad, anche durante la carica contemporanea di iPad 3 e di iPhone 6 Plus la batteria non ha mai riscaldato, ha mantenuto una temperatura costante. Vediamo ora quali sono i contro. Lentezza nel caricamento di iPad, peso elevato, ingombro elevato, non è impermeabile, tempo di ricarica lento, 10 ore come riportato sul manuale d'uso. È consigliato ricaricare la batteria ogni 60 giorni, quindi potrebbe non avere una lunga durata la carica. Nei miei test sono riuscito a ricaricare un iPhone 6 Plus quasi completamente, un iPad 3, 96%. Importante sapere che mentre erano in carica i dispositivi erano accesi, con continuo controllo di mail e soprattutto nell'iPhone con un utilizzo basso ma con notifiche quasi costanti. Entrambi i dispositivi prima di essere messi in carica si erano automaticamente spenti per carenza di energia e non si riuscivano ad accendere. In un altro mio test sono riuscito a caricare ben 4 volte un iPhone 6 Plus, una volta con un utilizzo basso del dispositivo connesso al Wi-Fi con notifiche, due volte connesso al Wi-Fi, nessuna notifica e un utilizzo praticamente nullo, l'ultima volta connesso al Wi-Fi, abbastanza notifiche e un utilizzo medio-basso, e una volta un iPhone 4. Alla fine di tutto la spia del power bank era rossa, un dispositivo Plus non credo sarebbe riuscito a caricarlo, ma forse un dispositivo con una batteria piccola avrebbe potuto caricarlo, però non l'ho provato e ho messo subito il power bank in carica, visto che è davvero lunga. Nota bene, non so se è un contro, però non è possibile attaccare il power bank in entrambi i sensi, in entrata e in uscita contemporaneamente. Quindi per esempio se siamo fuori e mettiamo in carica il nostro dispositivo, una volta arrivati a casa in macchina non sarà possibile metterlo in carica anche per pochi minuti, poche ore, lasciando il dispositivo in carica contemporaneamente. In conclusione, un ottimo prodotto con un'ampia capacità, ma per avere questa ampia capacità purtroppo bisogna avere dei compromessi, come può essere un ingombro elevato e un peso elevato. Però nell'occorrenza può servire, anche magari se in giro non bisogna sempre pensare che si è usato una volta e bisogna caricarlo. Dopo 2-3 volte magari si può pensare di caricarlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope e mettere mi piace alla mia pagina Facebook, di iscrivervi al mio blog www.fantinialex.com, lasciare un like e guardare il mio video precedente, che è il continuo di questo, la recensione di uno stand compatibile per iPhone e iPad.